Perché comprare Mad Max? Se la recensione non vi è bastata e se siete ancora indecisi, questo video fa il caso vostro. Tanta buona per tutti, guys! Grazie per aver effettuato il login, io sono Kion730. E oggi lo abbiamo rieffettuato su Mad Max. Oh, no, non ci riesco a pronunciarlo bene. Mad Max. Gioco della Warner Bros. E Avalanche Studio. Oh, cosa dire? Mi sta davvero prendendo. Non voglio certamente convincervi, non siamo in una televendita. Però se parliamo di un open world, action, apocalittico, un sorrisino ce lo strappa fin dall'inizio. Non voglio, come molti fanno, dare dei punti sul perché comprare questo gioco. Voglio parlarvi schermo a schermo. Partiamo subito dal fatto che il gioco punta molto su questo fatto. Vuole essere il più realistico possibile. Per molti questo è un bene. Per altri invece è un male, perché si tratta di un videogioco. E un videogioco non deve essere realistico? La Warner Bros. Sicuramente ha puntato su questo perché vuole creare una situazione, per quanto pazzesca, in un ambiente realistico per farci immedesimare nel protagonista. E questo vi farà rimanere incollati al gioco per ore. Il gioco in sé, sparse per tutta la mappa, ha delle aree. Dopo aver concluso una missione, la zona dovrà essere ripulita da voi. Ci sono sbloccabili, rottami e molto altro in giro dappertutto. Ne avrete da fare. Come già detto svariate volte, il gioco è free roaming. Gironzolare per un ambiente simile non ha proprio prezzo, specialmente se nel bel mezzo di una missione o quando stai passeggiando per le lande desolate della Wasteland, cambiano le condizioni meteorologiche di colpo. Un esempio, qui io credevo che la cosa fosse voluta nella missione, invece avvengono in modi casuali, cosa da me molto gradita. Non vi basta? Vi piace personalizzare il vostro personaggio e le macchine? Ci sono un sacco di modifiche, sia per il personaggio che per i vari veicoli, per questo gli accampamenti che troverete in giro dovranno essere ripuliti per bene per ricevere rottami a volontà e oggetti richiesti per una determinata modifica. Non preoccupatevi per la vostra auto. Il vostro hobbit di fidu... Ah, bene, non si può parlare che arrivano messaggi. E ora mi sono anche perso. Dicevo, non preoccupatevi per la vostra auto perché il vostro hobbit di fiducia ve la riparerà. Unica cosa di cui sarete costretti a preoccuparvi è la benzina, oltre che la vita, ovviamente. La Warner Bros. Insieme ad Avalanche Studio hanno fatto un ottimo lavoro, ma forse hanno rilasciato questo piccolo capolavoro in un periodo non proprio roseo, perché questi giochi con un titolo di un film di solito vengono scartati. Anche se Mad Max non può reggere il confronto e mai lo farà, per esempio con Metal Gear, si è guadagnato per me un posto nei giochi più interessanti e curati che io abbia mai visto. Il protagonista, madonna mia, l'ho apprezzato fin dai primi minuti. Un guerriero solitario che dovrà farsi spazio tra tantissime gang, modificando il suo equipaggiamento e le armi per sopravvivere, combinando combattimenti dalla distanza, utilizzo di armi da fuoco e tecniche tattiche. L'esplorazione è davvero ampia e i combattimenti, anche se un tantino pesanti, sono talmente immersivi che ogni tanto vi verrebbe voglia di combattere apposta, tipo Obelix coi romani. Sì, lo so, più nemici contro uno non è tanto realistico, circa. Però dai, è Warner Bros. Non sono riuscito a nascondere bene questo particolare, eh. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Questo è Mad Max, ragazzi, e senza tanti giri di parole sono veramente felice che questo gioco sia riuscito ad ottenere una piccola particina dentro il mio cuore. E questo è Wanya, ragazzi, grazie per aver visto questo video, vi invito a condividerlo, a commentare qua sotto con i vostri pareri di nuovo, lasciate un mi piace per supportarci, iscrivetevi a Wanya per altri aggiornamenti e Kion730 è il creatore di questo video. Sapete cosa dirò adesso? No, non lo sapete. Logout!